Eccellentissimo sovrano, manderò oggi stesso un dispaccio per informarlo che tutta Parigi è intervenuta nel giorno del suo compleanno al ricevimento in suo onore. E come ambasciatrice del Pontevedro propongo un triplice urrà per il re. Urrà! 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 Ed ora, se volete accomodarvi nei saloni, la festa sta per cominciare. Cimentando sfacciatamente con il signore Sabrioche. Ma smettila con tua stupida gelosia. Se ti stavo baciando sul collo. Ma tu sei un visionario. Ah, tu vuoi farmi credere che ti mordeva le perle per capire se erano vere. Ma insomma basta, sei ridicolo. Cerca di controllarti. Qua siamo in ambasciata. E tu? Tu sei un diplomatico! Io me ne infischio dell'ambasciata! Io me ne infischio della diplomazia! Io me ne infischio! Olga! Olga! Olga, dove ti sei nascosta? Olga! Guardate com'è ridicolo il nostro consigliere d'ambasciata Conte Croft! È così geloso di sua moglie! Voi piuttosto dovreste esserlo, signor barone. Io? Beh, perché mai? Perché avete sposato una donna giovane e bella. Non capisco perché dovrei essere geloso di una donna così innocente. Infatti, tutti sanno che vostra moglie è l'esempio vivente della fedeltà coniugale. Guardatela come conversa amabilmente col signor de Rossillon e con quale pudore nasconde il suo dolce viso dietro la sua dolce manina. Oh, chissà cosa avranno da dirsi. Devo parlarvi. Voi mi fate felice, Valenciennes? No, no, quando saremo soli. Ma che cosa avete scritto sul mio ventaglio? Quello che non posso dire ad alta voce. È solo voi che io amo. Attenzione, Camillo, mio marito si sta avvicinando. Ah, mia cara Valenciennes, perdonate se vi ricordo i vostri doveri di ambasciatrice. Vorrei pregarvi di verificare che tutto sia pronto per l'arrivo della signora Glavary, che ha promesso di partecipare alla festa in ambasciata. Signor de Rossillon. Sì, barone. Sarebbe così gentile da accompagnare mia moglie? Con molto piacere, eccellenza. E voi tutti, signori e gentili signore, accomodatevi nel salone dove le danze stanno per incominciare. Quanto mi ama! E il signor Camillo de Rossillon è sempre molto gentile con lei. Un vero gentiluomo! Ci deve essere uno strano virus in città. Signori, ricomponiamoci. Cari collaboratori, vi ho trattenuti perché occorre risolvere una questione gravissima. Anna, la vedova del banchiere Glavary, è qui a Parigi e, come sapete, parteciperà al ricevimento in ambasciata. E perché una questione così importante? Perché ne va della salvezza della patria! Come sarebbe dire, eccellenza? Ricordate tutti la storia di Anna, la semplice ragazza di campagna che, grazie alla sua bellezza, sposò niente di meno che il banchiere di corte Glavary.
una montagna d'oro, 100 milioni di franchi. E poi il vecchio, il banchiere, ebbe la brillante idea di passare a miglior vita dopo soltanto 8 giorni di matrimonio, lasciandola vedova e ricca. E così la misera ragazzetta di campagna si è trasformata in uno splendido uccello del paradiso. Già, a questo punto bisogna agire d'astuzia. La vedova Glavari possiede la metà delle ricchezze della nostra patria, come vede. E se ella dovesse convolare a nuove nozze con un francese, per noi sarebbe la bancarotta, perché tutto il suo patrimonio la seguirebbe qui, a Parigi. Ma è terribile! Non c'è tempo da perdere. Diegus, in qualità di cancelliere d'ambasciata, vi nomino ufficialmente responsabile dell'operazione vedova. Eccellenza, questo è un grande onore che lei mi fa, ma che cosa dovrei fare? Dobbiamo assolutamente fare sposare la vedova con un conte vedrino. Certo, ma chi mai potrebbe avere le carte in regola per poter sposare la ricca vedova? In qualità di ambasciatore e rappresentante del nostro eccellentissimo sovrano, credo di aver trovato il pretendente perfetto. Si tratta del conte Danilo Danilovic. Per carità, missione impossibile! Il conte non si sposerà mai, e soprattutto non con Anna Glavari, perché nel passato è stato del tenero. Ma poi è finito male. Insomma, in qualità di ambasciatore e rappresentante del nostro eccellentissimo sovrano, vi ordino di portare a compimento e in tempi brevi l'operazione vedova. E voi due, tenete gli occhi bene aperti. Tra quei francesi ci sono dei pretendenti molto pericolosi che potrebbero ostacolare il nostro piano. Quel tale Camillo de Rossiol, ad esempio. E con licenza di Sua Eccellenza, e credo che il signor Camillo de Rossiol potrebbe avere altri interessi. Come sarebbe dire, Niegus, che potrebbe essere interessato a mia moglie Olga? La trovo sempre a civettare, ora con l'uno, ora con l'altro. In effetti anche mia moglie Silviana è sempre attorniata da bambierini francesi molto pericolosi. E insomma, la situazione qui è gravissima e voi state a discutere delle vostre mogli. Per fortuna la mia cara Valenzia è un angelo, devota solo il suo maritino. Ma cosa vedi da tossire? Bisogna agire in fretta. Niegus, andate a cercare il conte Danilo e portatelo in ambasciata. Dichiaro ufficialmente aperta l'operazione vedova. Ed io vado a cercare mia moglie Olga. Olga, Olga, se ti trovo a cimentare con un parigino, Olga, Olga, Olga! Due parole, vi prego. Ascoltate quello che ho da dirvi. No, Camillo. Dovete troncare questo corteggiamento. Io sono sposata. Anche se provo certi sentimenti per voi, sono pur sempre la moglie dell'ambasciatore del Pontevedro e devo essere fedele. Vi consiglierò una degna moglie, così mi dimenticherete. Ma questo è impossibile. Ve l'ho anche scritto sul ventaglio. È solo voi che io amo. Io non posso. Non devo. Thank you.
oggi stesso cercherò una dama da corteggiare, magari la signora Glavary. Ah, sì? Sposatela! E guai a voi! Mamma anziana! Pensato prima, a quell'ora dovevate cercarlo dalla sua amante. E quale? Ne ha 365. Ci vorrebbe un anno per cercato da tutte le parti. Ma comunque, alla fine l'ho trovato. E dito subito! Era a Chemaxi, nuotava in un mare di champagne ed era attorniato da audacissime grisette. Quando gli ho detto che la patria lo stava cercando, sapete che cosa mi ha risposto? Cara patria, ti saluto, ma io da qui non posso muovermi. E perché? Ma come perché? Perché era piuttosto alticcio, come di consueto, ubriaco fradicio e sempre attorniato da rocanci grisette. Cosa non videro questi occhi? Volete che ve lo racconti, eccellenza? Sì. E invece no, non ve lo dico. Però mi ha promesso che fra una coppa di champagne e un'altra, prima o poi sarebbe arrivato. Ma certo che deve venire. Lui è la soluzione di tutti i nostri problemi. Il patrimonio della signora Glavary non deve finire nelle mani di quei francesi. Signora Glavary! Se la dai di mi
vero? O forse questo non avrei dovuto dirlo? Signori, per farmi perdonare, vi invito tutti quanti a casa mia, qui a Parigi, domani, per festeggiare il nostro amatissimo sovrano. Con un'autentica festa ponte vetrina e con i costumi tradizionali del nostro paese. Benvenuta, benvenuta, signora Glavary. È un vero onore per noi avere qui la nostra gloire nationale. Madame Glavary, tutta Parigi, c'est à vos pieds. Barone, per noi è un vero privilegio avervi qui. Lasciate che vi presenti la mia cara moglie Valenciennes. Baronessa? Enchantée, madame! Mio Dio, che belli avanti! Mia cara, questa volta Dio non c'entra proprio per nulla! Signori, accomodiamoci nei saloni dove la festa è al culmine. Potremo danzare e divertirci per l'intera serata. Ma molto volentieri, è tanto tempo che non ballo. Signora Glavary, vorrei presentarvi il signor Camillo de Rossillon, che vorrebbe conoscervi e ballare con voi questa sera. Ma certamente, non vedo l'ora di avere la compagnia di tutti voi. Signori, chi mi offre il braccio? Io. Ma quante braccia per i miei milioni! Barone, datemi il vostro. Sono forse il vostro preferito? No, siete il meno pericoloso. Quella me la sposo io, rapporto! Ma cosa dite, Cascadano? Vedete che non state neppure in piedi? La ricca vedova la sposo io. La saprò prendere per la gola. Parola del marchese Raoul de Saint-Brion. La vedova deve sposare un ponte vetrino. Ma no, la sposo io. Assolutamente no. Scegliera me, scegliera me. No. Quella la sposerete voi. Ma Valenciennes! Io lo voglio, lo esigo. Così potremo rimanere amanti felici ed io essere una donna onesta. Va bene, se è questo che volete, la corteggerò. Provate a farlo, e poi di voi! Romanzia, già un'ora dopo il mezzodì, con lo scrittoio sono lì, perché nessuno può star davvero lo scrittoio giorno intero. Se un rapporto devo fare, lo dico tutti a lavorare, di conferenza può saper, diplomazia è solo a tacere. No!
Danilo, finalmente siete arrivato. Carissimo Niebus, eccomi qui. Niebus. Ma ditemi, che cosa vuole di così importante da me l'adorata patria? La sua eccellenza l'ambasciatore mi deve proporre un affare diplomatico del valore di 100 milioni di franchi. 100 milioni di franchi, Niebus? Parlate a me di denaro, che sono uno spatrinato. Comunque, non ora. Sono 4 notti che non dormo e non mi reggo in piedi dalla stanchezza, Niebus. Devo assolutamente riposare. Beh, sì, in effetti vi vedo piuttosto palliduccio. Già, ben sappiamo che siete un accanito frequentatore dei locali notturni parigini. Ah, bene, state pure lì, riposatevi. Nessuno vi disturberà. E dopo vi introdurrò dall'ambasciatore. A proposito, caro conte, quella ballerina bionda, bella, tutte curve, com'è che si chiama? Ah, sì, Lo. Ah, e invece quell'altra rossa, tutta spumeggiante? Ah, la spumeggiante, Dodò. Ah, permettetemi, ma quell'altra piccolina coi baffetti? La turca lì è così. Quella ve la cedo volentieri. Grazie, eccellenza. Donna baffuta, sempre piaciuta. Un'ultima cosa. Quell'altra mora, alta, dalle gambe lunghe, lunghe. Di che nazionalità è? Ho capito. Russa. Maledizione, Valancier! Ma siete proprio sicuro di averlo perso questo ventaglio? Sì, credo di sì. Continuate a cercare. Io devo entrare perché mio marito potrebbe sospettare. Valancier, Gesù, rimanete ancora un po' qui con me. Non posso. Devo rientrare. Vi prego, fatemi avere il mio ventaglio. E va bene. Lo troverò. Per amor vostro. Poi non si addice a un gentiluomo ricevere una bella dama in queste condizioni. Aspettate. Dunque, vi siete stabilita a Parigi? Eh già, voglio godermi un po' la vita, dimenticare il passato, amare chi mi pare piace e, perché no, magari riprendere marito. Un altro? Beh, d'altronde ne ho avuto uno solo ed è durato pochi giorni. Ed io che pensavo che un passo simile lo si facesse una sola volta nella vita. Perché voi non lo fareste mai. Vi sbagliate. Sapete bene come andarono le cose tra noi. E non certo per mia colpa. Eh già, per il vostro aristocratico zio, io non ero abbastanza aristocratica. Ma voi mi consolaste assai presto, con volando a nozze con il ricco e banchiere di corte, Lavari. E perché non avete?
Madonna, non è che voi vi siate poi opposto. Ma ora, dati i miei aristocratici milioni, forse il vostro aristocratico zio cambierebbe idea. E perché no? Magari anche voi. Come mi conoscete male, madame? Gli uomini sono tutti uguali. E quando mi dicono, Anna, io vi amo, in realtà stanno dicendo, io amo i vostri milioni. Ed è per questo che io vi amo, non ve lo dirò mai. Mai? Mai. E allora, è guerra? E guerra sia. Ma dove andate, conte? Un vero cavaliere non fugge. Attacca! Buonasera, Conte Cromò. Buonasera, Conte Danilovic.
Avete per caso visto mia moglie? Avete per caso dato un'occhiata sotto al divano? No, giusto. No, Olga non c'è. Ma ho trovato questo ventaglio. Non avrà certamente perso lei mentre civettava con qualcuno. Giuro che quando la troverò se ne pentirà malamente. Olga! Olga! Dove ti sei nascosta? Olga! Olga! Povero Cromò, non si darà pace finché non l'avrà trovata. Eccomi qui finalmente, Conte Danilo. Buonasera, eccellenza. È più di un'ora che vi aspetto. Sapete, il lavoro. Oh, conosco il vostro attaccamento al lavoro. Ma ho bisogno di parlarvi con estrema urgenza. In qualità di ambasciatore e rappresentante del nostro eccellentissimo sovrano, devo affidarvi un incarico di vitale importanza. Conte Danilo, la patria ha bisogno di voi. Ed io sono pronto a servirla. Bravo, ma non mi aspettavo una risposta diversa. Verrò subito al dunque, Conte. Voi dovete sposarvi. Come? Voi dovete sposarvi, la patria lo esige. E chi dovrei sposare? 100 milioni di franchi. 100 milioni di franchi? Un matrimonio d'amore, dunque. E chi sarebbe la ricca signora vecchia e decrepita? Non è né vecchia né decrepita. Si tratta della signora Gavari. Ma la Gavari è impossibile. Vi rifiutate? Assolutamente sì. Conte Danilo, io ve lo ordino in nome della cara patria. Se ella dovesse sposare uno straniero, per noi sarebbe la bancarotta e il nostro paese sarebbe messo all'asta. Beh, se il problema è che Madame Gavari non sposi uno straniero, benissimo. Questo potrei impedirlo. E come? Semplicemente mandando a gambe all'aria tutte le proposte di tutti i pretendenti alla mano della signora Gavari. No, 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 non mi basta. La signora Gavari dovrà sposare un pontevedrino. E quel pontevedrino sarete voi. Mai e poi mai. E perché? Eccellenza, il mio motto è assai chiaro. Innamorarsi spesso, fidanzarsi qualche volta, sposarsi mai. Ma no, caro Cromo, quando dite è impossibile. No, no, Niegus, questo ventaglio che ho trovato sul divano e sul quale è scritto è solo voi che io amo. Deve appartenere senz'altro a mia moglie. Questa dichiarazione d'amore non l'ho scritta io. Dunque è una prova che lei mi tradisce. Conte Kromov, calmatevi. Io sono un ambasciatore, un diplomatico di primo ordine e scoprirò ogni cosa. Adesso state tranquillo e non date scandalo. Va bene, eccellenza. Ora vado a cercare mia moglie. Il suo ventaglio mi guiderà! Ma dove andate, Kromov? Venite qui e datemi quel ventaglio. Oh, eccellenza! Datemi quel ventaglio. Grazie alla mia proverbiale astuzia. Scoprirò chi l'ha smarrito. E adesso andate. Vado, vado, eccellenza. Olga! Olga! Ovunque tu sia, ti scoprirò! Olga! 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 Povero Cromò, è proprio un cornuto predestinato. Chiaro. Eccellenza, sono venuto a cercarvi perché la signora Gavari ha annunciato che sceglierà un marito tra i suoi pretendenti. E temo possa essere un francese. Tutti stanno facendo a gara per farla ballare e la stanno corteggiando spudoratamente. Conte Danilo, voi avete deciso di danzare sul cadavere della nostra patria. Non preoccupatevi, eccellenza, ci penserò io a scongiurare questo disastro. Yeah.
Madame, posso dunque sperare di essere io prescelto? Vedo che al fin sceglierete me. Calma, signori, calma, calma. Il mio cuore sta valutando chi scegliere. Quei due continuano a starle intorno. Madame Glavary, permettete? Vi offro io il candidato giusto. Accidenti al nuovo concorrente. Cosa che non ho fatto mai.
l'Avari, questa festa non potrebbe essere più patriottica di così. Sono entusiasta, commosso, tutta l'aristocrazia parigina è intervenuta. Tutta l'ambasciata è qui? Tutta, tranne il conte Danilo. Niente, perché non è qui il conte Danilo? Il conte Danilo ama frequentare altri locali, ma io avrei uno scherzo pensato per il conte. Ho organizzato una sorpresa parigina che sono certa gradirà. Conoscete Chez Maxime? Con l'aiuto di Niegus ho cercato di ricrearne l'atmosfera qui a casa mia. Signor cancelliere d'ambasciata, volete anticipare qualcosa ai nostri ospiti? Baronessa, gradireste una passeggiata in giardino? Vorrei discutere con voi di alcuni dettagli. Come la sorpresa? Come un piacere. Andiamo a parlare. Eccellenza, abbiamo convocato qui le ragazze del Maxime. Tutte? Beh, le più autentiche grisette. Lulu, Dodo, Jojo, Fru Margot. Ah, vedo che le conoscete bene. Bene, Conte Danilo mi ha fatto una testa così. Perché non è qui il Conte Danilo? Siete stato ad invitarlo personalmente? Oh, sì. Ed era immerso in un mare di donnine, pensate. E quando gli ha detto che doveva presentarsi alla festa, sapete che cosa mi ha risposto? Me ne infischio della festa. Come sarebbe a dire me ne infischio della festa? Sarebbe a dire che non viene. Non viene? Non viene. Nemmeno se fosse trascinato da 10 buoi, compreso vostra eccellenza. Io? E perché quando il conte Danilo dice una cosa... Signori, buonasera. Lo scusa per il ritardo. Niemus. Va bene, conte, siete scusato. Vi ringrazio di essere qui. La situazione è gravissima. La signora Glavari non ha ancora scelto ufficialmente e tra i vari pretendenti... Quel Camillo de Rossior sembra veramente pericoloso. Conte Danilo, per amor di patria, dovete scongiurare questa relazione. Farò il possibile. Oh, ma non è affatto vero. E poi non c'è alcun pericolo. Perché Camillo de Rossior è perdutamente innamorato di una donna stupidamente sposata. Sposata? E chi è? È vostra, cioè, volevo dire, la vostra diplomatica astuzia sicuramente capirà chi è la donna in questione. Pensate, ha già un marito, eccellenza. Un pezzo di somaro, ma ce l'ha. Mi pare di vederlo! Io lo vedo benissimo. Conte, sappiate che per maggior sicurezza, quando scoprirò chi è, la obbligherò a sposare il signor Camillo del Signore. Benissimo, eccellenza, ma del marito che ne farete? Ma cosa volete che conte il marito? Sarà un tale imbecille! Sicuro! Via, conte! Dobbiamo scoprire in fretta chi è quella donna. Ho già qui un indizio. Questo ventaglio. Tenete ed indagate. Scoprite il segreto del signor De Rossior. Niegus, abbiamo lavori urgenti da sbrigare. Che mal di testa oggi! Ho come due punte qui! Come due chiodi che vorrebbero uscire? Esatto! Usciranno, eccellenza, usciranno! Dunque, vediamo un po'. È solo voi che io amo. Ma ieri, mentre dormicchiavo sul divanetto, è entrato Camillo in cerca del ventaglio di Valenciennes. Ma se il ventaglio è questo, allora vuol dire che Valenciennes, moglie dell'ambasciatore, non ci posso credere. Ma per esserne certo, condurrò ulteriori indagini. Buonasera, conte Danilo. Buonasera, signora Grumov. Avete per caso perso qualche cosa? No, non credo. Intendo dire oltre il cuore, per esempio.
cotta, siete, mio marito gelosissimo. Non è forse vostro questo ventaglio? No, non è mio. Comunque, madame, in realtà era solo per dirvi che lui vuole sposare madame Clara. Sandrioche? Oh, vigliacco! Ma io gliela farò pagare! Vigliacco, vigliacco, farò pagare! Dunque, la signora Cronov ha una relazione adulterina con Raoul de Sembrioche. Quindi non è lei che cerco, ma proviamo ancora. Oh, buonasera, signora Bogdanovich. Conte Danilovich. A voi il vostro ventaglio. Ma veramente? È solo voi che io amo. Oh, ma caro, caro bagno, ma chi l'avrebbe detto? Come un mondo come voi. Ma subito, non siate timido. Non avete avuto il coraggio di far parlare il vostro cuore, ma il mio. Ha ben compreso il vostro messaggio. Madame, se non è vostro, ridatemi il ventaglio. Tacete. Aspettatemi questa notte a mezzanotte, tra le fresche tasche alle provesse. Madame, vorrei spiegarvi. Tu! E non è il mio ventaglio, tieni, mio bel tenebroso. Comunque, madame, in realtà era solo un pretesto per dirvi che lui vi sta ingannando. Chi? Cascada? Vuole sposare la signora Glover. Oh, ora brutto traditore! Grazie, grazie, conte. Grazie, grazie. E la propagare, giuro! Allora, illudi questa lei e Cascada, illude l'altra lei e Sembrioche, benissimo. Ora sono certo che il ventaglio è di Valenciennes, moglie dell'ambasciatore. Vi avverto per il vostro bene, rinunciate alla vedova. Ma rinunciateci voi alla vedova. La vedova per me è una grande simpatia e quindi la sposerò io. Ma non avete assolutamente ragione. Certo che ho ragione. Buonasera, signori. Buonasera, signor Cosa. Credo che a Madame Glover interesseranno moltissimo alcune storie trapelate sul vostro conto. Sul mio conto? Sul mio conto. Sul conto di entrambi. Ma cosa c'entra il mio conto in banca? Pensate al vostro, che modi? Intendo sul vostro conto personale, non certo sulle vostre moribonde finanze. Mi hanno riferito di una vostra relazione adulterina con la signora Cromò. Maledizione. E di una vostra relazione pericolosa con la signora Bogdanovich. Silenzio, come avete fatto a sapere? La diplomazia è il mio mestiere. Lo sarete mica di nuovo, spero. E sarete discreto, io spero. Ma certamente, siamo amici, ne è vero, ma ad una condizione. Dite. Non dovrete più rivolgere la parola a Madame Glavary e abbandonare la festa immediatamente. Se per salvarmi da uno scandalo, accetto. Se per salvarmi da un duello, accetto. Bravo! Conte Danilo, cosa avete scoperto con le vostre investigazioni? Carissimo Negus, ho parlato un po' con questa e un po' con quell'altra. La mia conclusione è sempre la stessa. Tutte le donne hanno qualcosa da nascondere al proprio marito. Allora, signori, di che si parla? Ci chiedevamo come deve comportarsi un marito con una moglie infedele. Mi capite? Certo che capisco. Ma non è il mio caso. La mia cara Rosse è una perla. Una innocente. Ma chissà perché le donne degli altri sono tendenzialmente infedeli. Voi cosa ne dite, Diegus? Capire le donne? Impossibile. Alle donne! Alle donne! Con le donne, con le donne, come agir, stare a udir, se non tutte hanno le donne, nove regola per ciò, per avere dalle donne, ma come si fa, è una scienza inesplorata, e non mi sistema alcun, non essere possibile, sì, così, 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 essere. Sì, così, 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 così.
Vi avrebbe accusato di vilipendio. Oh, penso proprio di no, perché essendo segreto l'ho nascosto in un posto dove nessuno ci avrebbe messo le mani. Che cosa dovrei vedere? Che cosa dovrei annusargli? Oh, eccellenza, lei arriva come il caco sui pantaloni. Come il cacio sui maccheroni. E è arrivato un messaggio dal primo ministro. Beh, che aspettate, leggetelo. Ah, va bene, ma è codificato. E allora sbrigatevi a decodificarlo. Ah, caro conte, allora mi legga il codice del decifratore. Vediamo un po' cosa c'è scritto qui. Dunque, vediamo un po'. 1C e 9A, cane. Poi c'è 3B, barbone. Cane barbone. Cane barbone. Ma chi ha diretto questo messaggio? A voi, barone. A me, sì. Niebus, avete sbagliato riga. Sì. Ah, giusto. Caro barone. Ma come si fa a confondere un caro barone con un cane barbone? Andate avanti, Niebus. Ma dove andate? Ma se me l'avete detto voi. Continuate. Oh, dunque. Allora, caro barone, purgatevi. Cioè, volevo dire, preoccupatevi salvare vostra natica. Niebus, lasciate che vi aiuti io a decifrare. Va bene. Caro barone, preoccupatevi onde salvare nostra patria. Ah, ecco, è firmato SAS, senza alcuna stipula. Niebus, non mi sembra che SAS potrebbe essere Sua Altezza Serenissima? Sì, eccellenza. Potrebbe. Diego, siete un disastro. Lo so. Ciononostante devo prendermi carico della situazione sempre più disperata e convoco urgentemente una riunione di tutta l'ambasciata. L'operazione Vedova è giunta al culmine e non possiamo permetterci di fallire. Useremo quel padiglione. Conte Danilo, andate a cercare il conte Kromov. Io e Diego cercheremo gli altri. Va bene, andiamo. Thank you.
signora Glavari? Beh, ho detto e fatto quello che mi avete chiesto. Ma lo sapete bene anche voi, Valenciennes. Il cuore non si comanda. Ve l'ho anche scritto su quel maledetto ventaglio. È solo voi che io amo. Ma è il vostro ventaglio! Grazie! Finalmente! Però è strano. Come mai è qui? Ho un presentimento. Forse è stato messo lì apposta. Ma sì, certo! Un tranello! Meglio lasciarlo dov'è. Se mio marito dovesse vederlo fra le mie mani, sarebbe finita. E allora potreste divorziare e sposarmi. Neanche per sogno. Io vi amo, voi lo sapete, non posso negarlo. Ma sono pur sempre una donna onesta. E dovrò dunque perdervi per sempre? Preferireste compromettermi? Un bacio. Dovete essere completamente impazzito. Certo. E la mia pazzia siete voi. Oh!
ci posso credere. Nel padiglione sono entrati la baronessa Valencier con Camillo de Rospigo. È proprio nella stanza dove dobbiamo tenere la riunione segreta. E all'improvviso apparve un enorme cervo. Eccellenza, ma allora lo sapete già? Diego, sua eccellenza mi stava raccontando delle sue eroiche gesta di caccia. Su, andiamo nel padiglione. La riunione deve cominciare al più presto. Diego, aprite la porta. Sì, ma veramente non si può. E perché? Perché il padiglione è occupato, molto occupato. E da chi? Da due persone di sesso diverso, ma con le identiche intenzioni. Ah, ci sono un uomo e una donna. Eccellenza, che in tutto. Bisogna scoprire chi sono. Sono veramente curioso. Andiamo. Non si può. Veramente, se no succede una tragedia. Tragedia un corno. Appunto. Non c'è da sfuggire. Legus, chiudete la porta posteriore del padiglione. Ho in testa due cose. Non immagino che cosa sono. Scommetto che il signor Camillo de Rossio con la donna stupidamente maritata. Andrò a sbirciare dal buco della serratura. Oh, sembra Camillo, ma la signora è di spalle. Di spalle? Lasciate guardare me. Conosco le spalle di tutte le donne di Parigi. Ma perché ridete, eccellenza? Penso al marito. Deve essere un tale imbecille. Ecco, è proprio Camillo. Ma la signora la riconoscete, eccellenza? Non ancora. Si sta voltando. Ecco, si volta. Si volta. Ah! Oh, avete visto mia moglie? No! Ho visto la mia! Uscite fuori! Uscite fuori dal padiglione, ve lo ordino! Ho dunque visto male? Non sono cieco! Anne Camillo, non è possibile! Ebbene, che cosa volete da noi? L'affare si complica! Dov'è allora mia moglie? E desideri, caro marito? Son di sasso! Dunque, che cosa è accaduto? Poco fa ho sbirciato, c'era una dama con Camillo. Quella dama ero io. Avrei giurato fosse mia moglie. Se il barone fu così indiscreto da spiare il padiglione, mio caro Camillo, non possiamo più tenere il segreto. Su, via, rivelate quello che mi avete appena confessato. Ma devo proprio... Credo sia necessario. Va bene. Oh.
ci opponiamo. Anche voi vi opponete, conte? No, io no. Penso solo... E che pensate? Penso solo che innamorarsi spesso, fidanzarsi qualche volta, sposarsi mai. Anzi, vi do la mia benedizione e me ne vado per la mia strada. Thank you.
o sto sognando? La nostra ambasciatrice è in costume da ballerina di Maxime. Complimenti, signora. Non vi conoscevo in questa veste audace. Noi donne siamo imprevedibili. Ho promesso a qualcuno di essere qui a questa festa stasera e di fare tutto quello che farebbe una signorina di scema. Siete adorabile, ma a chi sarebbe venuta questa idea? Manterrò il segreto. Alla vedova, alla vedova. Ma non siete contento? Tutta l'ambasciata è qui a casa sua. Sì, certamente. Queste sono le ambasciate che preferisco. Eccellenza, un dispaccio dal ministero per voi. Conte, leggetelo voi. Qualora migliori anaglabri non assicurati, bancarotta, Pontevedro, inevitabile. È così che si legge un dispaccio. E certo, non è cifrato. Signori, il momento è supremo. Bisogna fare appello al patriottismo della signora Glavari. A questo punto lei deve sposare un pontevedrino. E va bene, farò il possibile. Altrimenti mi ritirerò in un convento. No, assolutamente no, assolutamente no. Questa scena è proprio come me l'ero immaginata. Anna, aspettate. Devo parlarvi di una cosa molto importante. Cosa avete ancora da dire? Madame, io vi proibisco di sposare Camillo D'Arsino. Voi mi proibite, Conte? E posso sapere il perché? 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 Perché la patria lo esige. La patria? Certamente. I vostri 100 milioni di franchi devono assolutamente rimanere pontevedrini, altrimenti la cara patria andrà sul lastrico. E va bene, vorrà dire che, patriotticamente, non sposerò il signor Camillo de Rossione e la cara patria non perderà i miei milioni. Ma allora, il vostro rendezvous nel padiglione che cosa significa? La dama nel padiglione non ero io. Ho preso il posto di una signora maritata per salvarle la reputazione. Ma perché non dirmelo prima? Mi sarei evitato un'arrabbiatura colossale. Arrabbiatura? E perché? Per amore. Amore? Di patria. Ma di quale patria state parlando, Conte? Di quella che c'è stata ogni sera fra donnine allegre e champagne? Anna, a casa mia io sono solo le noie, quindi vado da Chez Maxime, dove fra tanti amici e fiumi di champagne mi sento solo come a casa mia. Ed è quello che desiderate? No, Anna, ed è per questo che io... Che vuoi? Io... Questo è no.
venite, venite. Devo fare un annuncio molto importante. La signora Glavory non sposerà Camillo di Dossione. Meno male. Nel padiglione non era lei, ma ha preso il posto di un'altra signora maritata. Ed ecco che è ricomparso il famoso Benita. Mi sa che adesso succede patatrà. Ah, ma questo ventaglio è un'ossessione. Adesso è la prima volta che lo guardo bene. Ma questo... questo è il ventaglio di mia moglie! Allora, eravate voi la donna nel padiglione! Signora, fra noi è tutto finito! Sì, ma prima di trarre delle conclusioni affrettate, leggete che cosa c'è scritto sul ventaglio! L'ho già letto! C'è scritto "è solo voi che io amo"! Ma caro marito, leggete che cosa c'è scritto più sotto! S lunga 5 euro. È ancora più sotto. Io sono una donna onesta. Perdonate, ma la sera si è dubitato di voi. Allora tutto è finito bene. Madame Glavory, ho il piacere e l'onore di chiedere la vostra mano. No. Signori, questo non è possibile, perché nel testamento del mio defunto marito è scritto che qualora passasse a nuove nozze, perderei l'intera eredità. Ma Anna, allora saresti povera, proprio come me? Sì, Danilo. Quando è così, finalmente te lo posso dire. Anna, io... Voi? Io... Voi! Io ti amo, Anna. Oh! Anche io ti amo, Danilo. Per questo matrimonio. E lui spiantato, lei senza un soldo. Ambasciatore, non vi preoccupate. Nel testamento del mio defunto marito... È un testamento, puntate, che qualora passasse a nuove nozze, l'intera eredità passerebbe al mio secondo marito. Anna, io ti amerei anche se i tuoi milioni, anziché 100, fossero 200. Thank you.
artistiche hanno voluto credere al nostro lavoro, l'abbiamo fatto con amore, con passione e i vostri applausi veramente ci rendono orgogliosi del nostro lavoro. Grazie a voi. Altre reti. Con quel 6 luglio saremo là.